Le rane. Le rane. Belle le rane. Hai mai leccato una rana? Aiutatemi. Rana, 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 sei una cazzo di rana. 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 Aiutatemi. Rana. 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 Sei una cazzo di rana! Le rane. Ecco lei con i bambini. Le rane. Le rane. Belle le rane. Hai mai leccato una rana? Aiutatemi. Rana, 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 sei una cazzo di rana. 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 Siete delle cazzo di rane se non spammate le rane in chat. Rana. Siete delle cazzo di rane. Rana. 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 Sei una cazzo di rana! Ma chi è sto tepe che mette la rana fake? Chi è? Come ti chiami? Chi è? Che leggi un po' sto nome? Chi è? Vita buttata! Ma vattene a fanculo per cortesia! Devi fare il sabbo al Cerbero, de pensante! I bambini, quale futuro li aspetta e quale futuro lei si augura per i bambini di oggi? Presidente, quale futuro lei si augura per i nostri bambini? Mm.
Presidente? Presidente? Hello Clochard! E benvenuti in questa nuova trasmissione! Ed è chi stiamo Presidente? Parlando? Che ci siete? Presidenti? Presidenti? Che dite, ragazzi, a posto? Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Come va? Come va? Come va? Perché avevamo addirittura, oltre le rane fake, anche le rane emoji del cazzo, quelle di WhatsApp. Che è questa cosa fake? Le rane le possono mettere solamente quelli che sono sub, perché quella è la rana del popolo del Cerbero. Sì. Che so, ste cose di pessimo gusto che vengono in chat. E di chi stiamo a parlare? Scrive giustamente Willy. Che è? Ho sentito una voce di sottofondo. E di chi stiamo a parlare? Visto che ultimamente stiamo nominando sempre con più frequenza gli incel. Oggi faremo una reaction a un video di un canale che io adoro, ma tra poco ci arriveremo. Che spiega un po' cosa sono gli incel, poi lui si intrufola dentro dei gruppi Facebook e fa proprio screen di queste persone, quello bello. Che scrivono, li commenta. Lo adoro questo canale, lo adoro. Vediamo se nei commenti c'è qualcuno che lo conosce, sta su YouTube da anni. E peraltro nei miei primissimi tempi su YouTube sì. C'è stavano delle persone che andavano a dire a lui se ero io e a me se ero lui, perché lui non si sa che faccia c'è. Ed è di Roma. C'è già qualcuno che ha capito? Issima. Ma anche The Devil Good, no? Che mo ormai... Che non è niente praticamente. No, ma perché, gli è scaduto, credo. Io me lo ricordo sub. Pure poi, io me lo ricordo sub. Può essere pure che la mia memoria scureggi. Rispetto per i gay. Ma davvero, però? Cioè, non è che è detto con questo tono. No, è fattuale, non è che quasi. Comunque ci stanno beccando, va. Te credo, avranno cercato su YouTube. Comunque, bravi, ci avete beccato. Magari mi levi dal cazzo. Allora qua c'è una pila di trucchi. Ma non è o vero. C'è una pila di tipo di cose per modellarsi il viso. Ci avete preso delle donne, sono un po' come Tom Cruise in Mission Impossible. Indossano delle facce in Mission Impossible. Mission Impossible. Come si dice? Mission Impossible. Che indossano delle maschere che non sono la loro, no? Diventano una cosa, un'altra faccia praticamente, no? Un po' quello che fa lei. Infatti qua c'è tipo una cosa meccanica dove... Ah, yeah, mamma mia! Ho fatto della Madonna delle galline. No, ma vogliamo far vedere. Cioè io oggi mi stavo sentendo male. Lei se ne esce, de punto un bianco, me fa già lui, ma la cosa della Madonna delle galline, una festa, io la Madonna delle galline... Il Goblin! Cioè... Un vince victa! Grazie mille per il sacco. Che nome è? Un vince victa! Invicta, che è lo zaino? Invicta. Invicta. Grazie mille per il sub, benvenuto tra noi. Il canale in questione è, già è sto cazzo. È Neurodrom. Grandissimo canale che io vi consiglio, fa dei video spettacolari, raga. Parliamo un attimo di questa Madonna delle galline. L'ho sentita sempre nominare, ma non ci sono mai andata. Dove si fa? Vedi, ma si riferisce alla Madonna delle galline. La Madonna delle galline, io pensavo era una blasfemia, una bestemmia. Che è la Madonna delle galline? Allora, è una festa che si tiene a Pagani, nell'Agronocerino Sarnese in Campania, dove c'è questa Madonna, perché le galline... Razzolando. Grazie mille ad Alexis per i 100 bit. Di Sessin's Test 90. Grazie mille per il tuo sub di livello 1. Il Goblin! Galline, guarda. Grazie mille. Delle galline raspanti, riporto alla luce perché sono state le galline a scoprire quel quadro. Le galline. Ma vogliamo un attimo. Perché è folklore per me. Lui questa non cosa, ci credeva, no? Ma quella era... Cioè, c'è sta gente che dice che è folklore il gay pride. Che io non concordo. Naturalmente, ma solo perché voglio mantenere la mia immagine pulita.
pulita, non per altri motivi. E no, vabbè, scherzo, cioè, vediamo la Madonna delle Galline. Qual era quel video che... Vedi, da venerdì 26 aprile al 29. Lo cazzo sta, però io non becca quel video che ha fatto oggi del signore con i tre galline addosso. Come faceva la gallina? Come fai là? Dai. C'è la gallina. Dai. Oh, regà, a me non mi vedete niente, eh. A me non mi dovete di niente. Galline e tacchini, io mi sento male, raga. Io mi sento male. E c'era pure un'oca. Mi sento male. E... Gay Pride top. Ah, guarda che poi ci buttano. Ma lei è la ragazza, sono sua sorella. No, lei è mia cugina. No, Elettra è la cugina. Ah, beh, perché poi, che poi ci dicono che lo copio. Sì, Elettra è mia zia ed io sono è mia figlia, perché io ho 36 anni, lei come vedete ce n'ha 20, quindi insomma stiamo lì lì, eh. Cioè potresti benissimo essere mia figlia. Ma ok che io sono un po' un pedofilo, come dicono le voci su di me, ma questo penso sia fattuale. Perché uno di 36 anni che sta con una che ha fatto appena di 18 anni, sì. Quando io mi sono messo con lei aveva ben 14 anni. No. No, si può dire? Un po' di più. Ti ricordi male? 16 anni. Stavi sui 16, stavi, 16 no? Anni io, e 3 mesi. Io 34 anni avevo, quindi insomma questo qua mi rende un po' un pedofilo. Il Goblin! Cannozza! Grazie mille per questo abbonamento per due mesi tramite Twitch Prime. La metto alla prova. Come si fa ad abbonarsi tramite Twitch Prime? In alto a destra trovi abbonati. E se hai Amazon Prime lo colleghi a Twitch Prime gratuitamente. Grazie. Allora, applausi per cortesia. Rane, anzi, in questo caso rane. No, però no, io devo andare. Devo iniziare con la Madonna delle Galline. Non è questo il video. Che è top folklore, eh. No, non è una cosa più folcloristica. Non prendiamo in giro la Madonna delle Galline. Cioè, la Madonna delle Galline per me è pure un po' blasfemo come nome. Il Goblin! Chi ti si incula? Non a te, ma chi è che si è abbonato? Kitty si incula è il diminutivo della mazza che tieni, Kitty. Kitty? Kitty, la bimba. La bimba, no? Bella però, eh. Questa mazza c'ha una storia, che vi racconterò dopo la Madonna delle Galline. Infatti volevamo fare solo un'ora di live, perché io dopo una festa di compleanno di uno dei miei migliori amici d'infanzia, ho detto dai facciamo un'ora e detta così, no? E poi staccamo, no? Stiamo a partire con la Madonna delle Galline. E non fa vedere. No, la voglio far vedere. Io mi sento male se non faccio vedere la Madonna delle Galline. Qual era il video? Penso il primo, il film. Ah no raga, bellissimo. Come faccio a non farvi vedere la Madonna delle Galline? Dopo il periodo pasquale praticamente si festeggia questa Madonna delle Galline. Appunto hanno detto praticamente che le galline hanno scoperto questo quadro famosissimo del 1500, non lo so. Le galline, eh? Le galline hanno scoperto, infatti lo specificano. E in questa festa che si fa? Si fanno le tammurriate. No, però stai da spoiler, non va bene. Ah no, perché? C'è questa suspense in chat che non va rovinata. Perché io penso che stanno persone lì con l'ansia proprio di sapere che è sta Madonna delle Galline. Vabbè. Quindi insomma, vogliamo accontentarli. No, la Madonna del Carmine è un'altra cosa invece, Madonna Ro Carmine. Allora. Madonna delle Galline, tra sacro e profano. Un film, eh? Si sente? Queste sono le carciofole arrostute. Porca Madonna, se piove. Giusto a Napoli ste pregnacce, ma guarda la gallina, guarda, ma chi è che c'ha la festa con le galline appresso alla Madonna? Com'è che gli cagano addosso? Che poi la cosa che fa ridere è che si vede, la Madonna è un pezzo di merda qua, ma eppure un po' non è manco igienico, no? Vedi i bambini che stanno con queste galline, che perdono merda, cioè ma poco di che ne è folcloristica sta festa. Io sto lì, con rischio pure che mi cagano sulla spalla, gli tiro il collo. A un certo punto stanno quelli con le bimbe. Perché io davvero non è che voglio offendere, se c'è qualche gallina che non si sente offesa, ma io... Cioè.
Ma sai quante galline ci stanno in giro e non escono solo quando fanno la festa della Madonna e non gli cagano addosso favore. Alla Madonna, questo qua non è un dettaglio. Per favore. Una gallina. Ah, mi fa sentire male la gallina. Sguardo, lo sguardo perso della gallina che mi ricorda. Che mi ricorda un po' Matteo HS quando lo sveglia la notte per fare la live che non è pronto. No? Tipo sguardo verso della gallina. Bravele, rispetto per le galline. Rispetto per Matteo HS. Anzi, un grande saluto al grandissimo Matteo. Gesù Cristo fatto male, tipo PlayStation 1. Tutto abbozzato. Simbolo degli USA Aquila, simbolo di pagani gallina. Leggi per cortesia. Poi chi entra dice incel, uomini che odiano le donne, se ritrova Gesù Cristo. Le galline sono la Madonna. Quanto è bello sta messa, male. Gesù, la Madonna, le galline. Cioè è bellissimo. Nell'ottava di Pasqua di tanti anni fa, alcune galline, razzolando in un pollaio, trovarono un quadro. Le galline trovarono un... Ah, mo esce le galline trovarono un quadro, sì. Le galline hanno trovato un... Le galline, tipo... Chi Madonna, era? Madonna, chi le galline. È Natale, ero Angela, galline, no? Pasqua insieme, sì, capito? Sì, sì. È la festa proprio di pagani. Quindi la viviamo in una maniera incredibile. No, vai un po' più avanti. 360 gradi, tutto, la famiglia, i giovani, ognuno la vive in una maniera particolare. L'aria che gira a pagani, la Madonna delle galline. Non ce ne frega un cazzo a noi di questi festa sotterrato e guardate il folklore, fu rinvenuto dalle galline mentre gozzolavano nel corvolabile. Rinvenirono questo quadro, l'ho messa bene, l'immagine della Madonna del Carmine, guarda, e che non ce la faccio. Viene denominata vai. Dalle galline dal fatto molto semplice che l'hanno ritrovata le galline. L'hanno ritrovata le galline. Scusate la forma dialettale. Pure loca, la Madonna, perché è una gallina, no? Il cane buttato. Ma sì, ma sta pure i cavalli. Cioè, noi ci voglio andare a sta festa, raga, ci voglio andare. Festa. Ah, dai. È bellissimo. Le coglioni. Folclore. Cioè, dai, vedi, non si muove dalla mano. Ma è folklore, ma avranno legata pure. Chiamate il VVF. Ma non è chiamate. Vero, stanno liberi, vanno appresso alla Madonna. Guarda, chiamate il VVF. Liberi, beh, vai, iniziano con le taburriate. Ma è folklore questo, dai. Pavone. Un pavone. C'è sta lo zoo, dai, guarda, dai. Gli pezzi le cose in testa alla Madonna. No, regà, ci dobbiamo andare alla festa delle galline, eh. Ci dobbiamo andare. La festa della Madonna delle galline è scasso. Ma ne stanno tipo lì i prestigiatori. La gente che tiene le galline. Questo è un test. Fanno i giochi di prestigio che le galline qua. Ma che sei a dire? Rispetto per la Madonna delle galline. Lasciala stare. A me fanno ridere ste cazzate. Cioè, non è che... Questo mi... Vabbè, amore, basta. Vale. No, io, raga, ve lo volevo far vedere, dai. Sarei stato uno stronzo a non regalare queste perle, dai. Poi non me ne frega un cazzo di chi entra e si vede la Madonna con Gesù Cristo e le galline, no? Iniziamo con l'argomento di oggi. Anche questa è cultura. Ma io vi voglio bene, ragazzi, che non vi faccio vedere ste pietre miliari del nostro paese. A me poi, ragazzi, se volete fare ride a me, tipo i video dei cosi, dei... come si chiamano? I tacchini. Cioè io sto male, no? Non mi sento molto bene. A me mi fanno troppo tagliare i cazzo di tacchini, no? Quando tu ve la dici, io cerco che gli metti paura, tacchino... E io rido. Quindi questa qua è un po' la conferma che sono un coglione anche fuori YouTube.
torniamo al nostro carissimo Neurodrome, che io voglio sponsorizzare, anche se non ne ha bisogno, perché insomma è molto bellissimo conosciuto canale. Ed è un canale, regà, della Madonna. Lo sapete che io quante volte succede, no? Senti io che pronuncio queste parole. Qua ho 3 miliardi di motivi per dire così. Innanzitutto come fai video, la capoccia sua, come li edita, come intrattiene, riesce a dare delle informazioni, riesce pure a far ride. È un grande. No, vai, ma infatti... È un grande. Mi piacciono i suoi video. Infatti molto bene. Questo è il video in questione. Perché incel brutti che odiano... No, lui c'ha una cultura della Madonna. Poi parla tutto romanaccio. Quindi c'è sto contrasto, no? Vediamo. Salve a tutti ragazzi e ragazze. Il video di oggi è dedicato ai brutti. Sì, avete capito bene. Ma noi brutti così, qui parliamo proprio dei brutti veri, BV, come si autodefiniscono. Perché vogliamo dire che significa incel. Incel sono quelli che ve lo dico in romano, giusto per farvi capire il termine. Incel sono quelli che sono single non per scelta loro. Cioè sono talmente brutti, oppure talmente impossibilitati, che non trovano le donne. Che non trovano proprio una compagna, no? Che stanno un sacco di persone. C'è lì ben volontario, sì. Che stanno persone che poi si ritrovano in questi gruppi Facebook, no? Dove stanno comunque chi sta là che è innocuo, che non è che odia le donne. E poi persone che le odiano le donne. Lui che fa? Si intrufola in questi gruppi, fa il screen e commenta le varie cose. Potete trovare di tutti i tipi di video, eh? Dai terapiatisti, sì, da sì. Quelle che bambole reborn, ci ha fatto i peggio video su parecchi casi umani, lasciatelo dire, perché io non voglio entrare, rimaniamo in tema, che poi sennò ci tagliamo. Il termine internazionale è incel, ovvero involuntary celibate, cioè single per forza, perché nessuno vuole uscire con loro, quindi si ritrovano essi soli e per questo incazzati neri. Come per tutte le altre categorie, anche loro hanno trovato rifugio nei forum e nei gruppi Facebook, dove riversano tutto il loro odio verso la società, colpevole, a detta loro, di essere incentrata solo sulla bellezza estetica o, nel migliore dei casi, sui soldi. Secondo loro qualsiasi relazione si basa esclusivamente su questo e di conseguenza essere particolarmente brutti equivarrebbe a non vivere. Considerate che sono talmente agguerriti da essere definiti come una minaccia da più di qualche giornalista. Per quanto mi riguarda, a questo punto potrei semplicemente farvi vedere tutti i loro messaggi più idioti ed avrei finito. E questo lo farò, sia chiaro, però nella seconda parte del video. Per adesso invece voglio cercare di capire perché sono così agguerriti. Allora, i commenti più comuni che la gente gli scrive sono, non so, la bellezza è soggettiva, non conta solo quello, siete infantili, oppure la colpa è anche vostra che ci avete un caratteraccio che magari manco ci provate, e cose di questo tipo. Io condivido tutto ciò, sia chiaro, ci potrei fare un saggio su quanto per me la bellezza conti poco. Poi alla fine, parliamo se chiaro, i problemi ce li abbiamo tutti. Parliamo un attimo della bellezza, quanto conta pure voi in chat, mi raccomando, poi visto che vedo un depensaggio, c'è un depensaggio, fammi un attimo esaminare che ci metto un attimo. È vero, probabilmente loro esageranno, ma la società di oggi guarda più che altro la bellezza, è vero. Questo sì. Sono d'accordo con te, la bellezza non conta poco. La bellezza non conta poco. Poi ognuno si mette vicino comunque chi vuole e ha i suoi modi per stabilire come scegliersi una compagna. Per quanto riguarda me, la bellezza conta, però naturalmente è, no, non è una minoranza rispetto a tutto il resto, capito? Guarda, io ieri ero in doccia, no? E mi ponevo questa domanda. 30% aspetto, se il 30% il resto, secondo me. L'opportunità di essere bellissima in maniera stratosferica, ma stupida. No, manco io. O essere super intelligente, ma brutta. Io avrei puntato sull'intelligenza. Ed è quello che penso della vera bellezza. Purtroppo è così. La bellezza conta. La bellezza conta. Ma non è tutto come, dai, come scrivono. E te saresti mai messa con me se ero brutto? Dai, per cortesia. Dai.
per cortesia. Diciamo la bellezza che... conta. Io tu potevi essere la ragazza, ma pure migliore di come sei di carattere, no? Però tu immagina se eri un mostro. Ma come fai? Ma come fai ad avere rapporti sessuali? Ma io per quanto riguarda me, poi c'è sta pure chi non gliene frega nulla, nulla, che guarda solo il carattere, ma so cazzi vostri, cioè questo è un discorso molto oggettivo, non è che ci sta scritto da qualche parte come bisogna fare, come bisogna regolarsi, ognuno ragiona come cazzo vuole, però penso che sia, secondo me sempre, da ipocriti, ipocriti proprio in una maniera assurda, guardare solo la bellezza. Almeno che non te lo fa solo una scopata, perché ci potrebbe stare pure sta cosa, Come fai a stare con una persona solo per l'aspetto? Ma sul lungo andare, sul lungo andare, perché l'aspetto cambia. Il carattere? La persona in sé per sé? No. Personalità, gli atteggiamenti. È da ipocriti. Il comportamento, la cultura, l'intelligenza di una persona, la sensibilità. Forse è vero che in quest'epoca si valuta, sopravvaluta l'aspetto esteriore, l'estetica, la bellezza. Forse dovremmo un po' rivalutare quelli che sono i tratti più profondi di una persona. Io la vedo così. Sì. La vedo così. Comunque poi, bisogna pure mettersi nei panni di qualche incel. Comunque, tra l'altro, proprio l'altro ieri stavo leggendo un saggio. Stavo leggendo un saggio perché mi informai un po' per quanto riguardava era l'intervento di Sgarbi, Lessi Beniamin, e parlava della riproducibilità tecnica dell'arte. E mi comparve un saggio che già conoscevo, e parlava appunto dell'estetica del disgusto e dell'orrore, non solo come un tratto, una caratteristica momentanea di gusto, cioè nel senso, come diceva Marra, magari quella persona ti attrae pure se è bruttissima perché c'ha quel qualcosa che t'attizza. No, proprio come canone estetico, estetica del disgusto e dell'orrore. E quindi c'è qualcuno che magari trova bello quello che per te in realtà è brutto. Certo, l'ho detto prima, è un discorso che dicevo, oggettivo. Dei canoni oggettivi, Ne parlavo con Marra, che Marra... stava a dire che la bellezza, oddio non lo so, non mi ricordo, ma non voglio cambiare le parole, a parte che sarà lui in chat, io stavo a dire che per me la bellezza è oggettiva. Sì, no, non mi ricordo quello che ha scritto, per chi sta su YouTube lo legge qua, chi sta su... esistono dei canoni oggettivi, perché comunque l'ho detto, per esempio la ragazza magra in realtà è la figura di una ragazza in salute, allenata come dovrebbe essere. Però non esiste l'oggettività del capello biondo, occhio celeste, no, o mora, pelle scura. La bellezza, cioè, è solo oggettiva. E i canoni oggettivi, estetici, sì, ma fino ad un certo punto. Per me, posso dire la mia? Per me, uno che voi vedete brutto, voi immaginatevi la persona più brutta del mondo. Secondo me, e nel mondo, si potrà trovare una ragazza che lo vedrà bello, perché certo, il gusto è soggettivo, la bellezza è oggettiva, e la bellezza conta la bellezza, ma sempre per quelli che sono i tuoi gusti, ovviamente. Poi, lo ripeto, per chi guarda il tutto solo per l'aspetto, ma quello è bello, quanto è buono, dentro al cervello c'è la nocciolina, è proprio da rana, che fai meme, te lo penso per davvero, da rane, tu hai sentito tipo le gallinette, no, ma pure i maschi molti, guarda quella quanto è buona, sì, ma magari ci si mettono insieme solo perché è buona, no, ma che cazzo c'è nella testa, sabbia, cioè poi che ci fai? Io non potrei mai stare una bella, che poi magari... Ho detto che ci sono dei girino. Canoni, mai parlato di bellezza chiusa in colori come dice Anna, occhio azzurro... Vabbè, ma il gusto è una cosa... No, però Mara, tu parlavi di bellezza oggettiva che esiste, ma esiste fino ad un certo punto. Quando si parlava appunto, per esempio, del fatto che una persona con un naso un po' aquilino, così, magari poteva stacchiare... C'è tizza, certo. Tu dicesti... Sono le parafilie, se no altrimenti gli obesi erano tutti singoli. Vabbè, quello è un gusto di attraibilità, è un gusto... Parla di gusto, in realtà quello potrebbe essere anche un canone per quella determinata persona, è proprio quello che io ho letto l'altra sera, cioè parlava appunto di questo, come in realtà i canoni non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, uno dei i canoni giusti, in quest'epoca contemporanea non esistono quasi più,
se non quelli che sono praticamente comunicati dai mass media, perché hanno una forte influenza e potenza su di noi. Ma se i mass media da oggi in poi, questo era l'esempio, se facessero vedere persone straobese, o l'obese è bello, e l'obese è bello, e... Madonna mia. Che è? Una zanzara. Un drago? Obese, o i capelli corti, se i capelli corti sulle donne andassero di moda, perché io mi ricordo del fatto delle persone in carne, i capelli corti, questi esempi così, le persone tenderebbero a quasi automaticamente a prendere quei connotati lì. Quindi si parlava del rapporto un po' di potenza politica dei mass media sulle persone e come i canoni in realtà in maniera oggettiva non esistono, perché sono stati costruiti, precostruiti dai mass media. Se pensiamo, si portava l'esempio dell'Ottocento, la donna dalla pelle candida, bianca, in carne, quello nell'Ottocento era un canone di bellezza estrema, vuol dire che la ragazza era in salute, perché l'essere in carne significava essere in salute, avere i soldi, perché essere in carne vuol dire che mangiavano. Certo. E quindi vedi come cambia poi durante le epoche. Forse in quest'epoca c'è questo canone qui, la magrezza, sì, va benissimo. Queste stampelline. Ma sono gusti. Guarda, io voglio fare un esempio. 100 anni, 200 anni, c'era un'amica della mia amica, ok, che era fortemente attratta per le persone obese, ma proprio quelle con la pancia grossa, descritte proprio la pancia doveva essere un po' così, no? Tipo con la forma. Infatti stava in fissa per Cannavacciuolo, proprio che sbavava dietro a Cannavacciuolo. Quando pure Rubino, mi ricordo, stava single. E questa qua, che poi era una bella ragazza. Era una bella ragazza, però non mi pare che si era lasciata, poi si era rimessa con un ragazzo. Era un'amica di un'amica mia di Ostia. Poi come farò dita a Rubino. E ricordo che lei, per esempio, vedevo che guardava sempre Rubino. Un amico di mio fratello. Comunque, la ragazza, cioè, mo parliamo se chiaro, no? Perché c'è sta molta discriminazione. Io sono contro la discriminazione per l'aspetto. Perché io sono passato. Io quando ero piccoletto, ero una palla di lardo, ma ero proprio. Ero enorme, no? Io mi ricordo che ero rimasto un po' traumatizzato perché mi dicevano, io alle medie già c'avevo la faccia come il culo, quindi ci ho provato con varie ragazze delle medie. Tutti pali, dicevano tutte la stessa cosa. Sai, quando sei piccolo, no? Magari pure un po' più genuinità. Dicevano, c'hai un bellissimo viso, però... Cioè, era sempre la cosa, andava sempre a finire sul. C'hai un bellissimo viso, però sei grosso. Io mi demoralizzavo, io mi ricordo che a 14 anni, ho parlato pure dell'altro ieri a te, te hai visto le foto mie a 14 anni, no? Fatte vedere. Persi 27 kg, diventai così. Da là iniziai a scopare come un lurido, ma pure un po' per risentimento, Era come un... come posso dire? Un... riscattarmi. E infatti mi ricordo che mi scopai una... però così è brutto, magari... Vabbè. Sti cazzi, vaffanculo. Se mi stai ascoltando, vaffanculo, puttana. Vabbè, dai, scherzo. Perché non volevi dire, ma lo offendo pure. Che ho detto, se nel caso sente brutta la puttana. Mi ricordo questa qua, Ersa Media. Io ero un incel alle medie. Sì. Ero un incel. Ero un incel. Allora, questa qua me la scopai. Che avevo 15 anni solo per scoparmela. Ricordo e poi lasciai. E poi gli piacevo dopo 2 anni, ero oggettivamente bello, ero molto bello, ed è brutto, però stiamo parlando di un bambino di 15 anni, quindi insomma, sai, la mentalità, chi è che a 15 anni è già maturo, cioè. No, vabbè. Per dire, 15 sono passato, no? Chi nella vita si è visto, io mi vedevo brutto, io mi vedevo un incel, E poi pure da lì che secondo me è stato, cioè quello che sono mo, è pure per quello che sono nel passato, cioè tu hai visto io quanto sono sfacciato, no? Che non so per niente timido, faccia come il culo, però ora visto sì, pure però con te, no? Cioè nel senso pure l'approccio che abbiamo avuto, cioè per dire, ti ho dato l'impressione di uno timido o di uno sicuro di sé, no? Timido no. Però forse qualche insicurezza poi col tempo, cioè io a volte lo sai che vedo persone, mi sono capitate a me, persone che vogliono sembrare sicure di se stesse, però in realtà nascondono insicurezza. Ma siamo tutti un po' insicuri che nel poi, nostro modo. Ripeto, siamo tutti un po' insicuri nel nostro modo. Un conto è essere insicuri, un conto è essere timidi. Io sfido chiunque a dire no, io non sono insicuro su niente.
chiunque è insicuro su qualcosa, chiunque, pure la persona che tu magari vedi bella in televisione, hai più belli, tutti sono insicuri su qualcosa, è del tutto una... Assolutamente sì, assolutamente sì. Anche perché se sei sicuro di tutto vuol dire che hai raggiunto la perfezione massima, la conoscenza. No, non esiste la perfezione, non esiste la perfezione. Io quando andavo in palestra, io mi ricordo, cioè stavano più di una persona, ma più di una persona ha detto sta cosa, poi c'è pure Mommarra che potrà dire. Oh, c'era uno, c'aveva un fisico, regà, della Madonna, c'aveva un fisico della Madonna, no? Questo lo vedevi sempre che si guardava, ho detto, beh, ma questo qua si guarda, comunque, si piace. O quello mi ha raccontato la sua esperienza, di che io, stai parlando, comunque poi conosci, no, sempre stessi in palestra, lui mi disse, oh, io ero il doppio di te. Io parlo, io 3-4 anni fa ero molto più grasso di adesso. E fa, io ero il doppio di te, ho detto, la Madonna, ho detto, guarda come stai, mo? C'era tutto scolpito, no? Mi ha detto, io sai, ho iniziato, ho perso peso, ma non mi vedevo bene. Poi ho messo un po' dei muscoli, ma non mi vedevo bene. Ma tu ci vedrai, io non mi vedo bene nemmanco ora. O era perfetto te fisicamente, io avrei messo una firma col sangue per vedere quando quel portavo fisico, la 50, no, non c'era niente, la 52, cioè, andavo al mare doppio pezzo, se lo guardavano tutte in palestra, eh. E poi dopo questo per dire non... che nessuno è contento, specie chi fa palestra. Io ho visto chi fa palestra, cioè tu vedi sempre qualcosa che devi ancora mi ma questo è buono, come perché la tensione alla perfezione, cioè non è perché non arriverà mai alla perfezione, parliamoci chiaro. Infatti vedi pure Mara ha detto ovvio, ma io anche non sono mai soddisfatto del mio corpo. Qual è il criterio per definire la perfezione? Nessuno, non esiste. Però la tensione a migliorarsi, la tensione alla perfezione è quello che ti rende perfettibile e perfetto. Qualcuno vedrà sempre nel suo corpo qualcosa che deve ancora migliorare. Nel suo corpo nella sua mente. Nella sua mente. Pure quelli che voi magari poi vedete. È umano, regà. È umano. Cioè sta o chi è così o chi non gliene frega nulla, e per la maggior parte sono persone stupide. Chi non gliene frega un cazzo, dice no, io sto bene così. Sono le persone stupide. Sono i stupidi che stanno bene con se stessi, fondamentalmente, che non gliene frega un cazzo. Tipo un po' quando si fanno tipo i ragionamenti, vedi, oggi sono un po' più serio del solito, però ci sta, quando parlo di queste cose non me vado a far meme. Quando vedi tipo quelli che stanno sempre a ride, che sempre spensierati, che ne vedi mai che stanno imparanoiati, che hanno problemi o che sono un po' depressi, quelle sono le persone stupide. Certo. Le persone che stanno bene sono stupide. Io ci ho sempre avuto questa convinzione, Poi tornerete che dite che non siete d'accordo ed è naturale, Perché chi è stupido non capisce che c'è un problema. E quindi di conseguenza è stupido. E questa è solamente una cosa. Non capisce che c'è qualcosa che non va. Tu dici, le persone stupide che sorridono sempre. No, non è che chi è sempre lì è stupido. Perché ho detto potrebbe una essere un atteggiamento per affrontare la vita. No, mi sa che non hai capito. Non hai capito quello che tu intendo dici io. Che sorride stupidamente. No, non hai capito quello che intendo io. Chi non si pone nessun problema, che lo vedi. Perché tu prima hai parlato di persone. Sì, tipo quelli che sono. Dai, parliamoci chiaro, ma chi è che no, che io non so... convengo con te, cioè chi si pone mai una domanda. Ma io mi spiego male, purtroppo, non un lessico così, mi spiego male, ma sì, mi alzi dell'autostima così flame, io mi pongo un sacco di problemi, perché non sei una persona stupida, sei una persona che sta tutta va bene così, ma che bello, sono stupidi, sono stupidi secondo me. A questo punto non è meglio essere stupidi e felici che complessati ma intelligenti. Infatti, io a volte io parlo di stupidi. Io Allora mi è stata ragione a me. Poi ci stanno i deficienti. No, ma che dici flame? Ma vabbè, ma identificati. Cioè, no, quelli no, che dicono. Regà. No. Allora, io voglio dare il diritto di parola a chi mi contraddice. Tipo molti che mi dicono: vabbè, ma sei un depensante. Allora. Io sono disposto a chiamarvi, io faccio una trasmissione qui, parlo per una cazzo di ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore, quello che noi portiamo qua in questo Cerbero. Io vi sfido, che vi chiamo, vi dico, ma perché te non mi dici la tua? Voglio vedere se mi fai un discorso intelligente, quelli che scrivono che so io tepe.
Siete sei più coglioni di me, siete. Sì, vabbè, siete più no, coglioni di me. Cioè, stai, perché... ti stai mettendo a livello degli stupidi. No, ma che dici, Flame? Delle se vuoi io ti chiamo, bambini. Se vuoi io ti chiamo e mi dici i tuoi punti perché non sei d'accordo con me. Non è vero, non sono stupidi, sono spensierati e poco maturi magari, ma non stupidi. Non ti, no, guarda, ti giuro di aver incontrato persone stupide. Stupide, non... Io, allora, gli spensierati... Li conosco, per carità, ed è un atteggiamento che tu hai verso la vita che affronti. Ed è, secondo me, la spensieratezza una delle sensazioni più belle in assoluto. Forse non proverò mai nella mia vita. È trascritto, cioè, ma non è vero. Cioè, è pure arrivata la notifica. A parte che sarà Simone. Vabbè. Mannassa, no, sì, è arrivato col titolo normale. Però io ho incontrato persone stupide. Stupide. Cioè, proprio stupide, proprio vuote. Come ne ho vuote di capoccia. Proprio zero domande. Sì, vabbè, degli amebi, delle persone... Come direvo di... Vuote d'animo, vuote di spirito. Ogni cosa che dicevi andava bene. Sì. Simo, stiamo a parlare di noi oggi, eh? Una live non su Insel. Ma non è vero. Siamo degli Insel, Simone. Non è vero. Come lo ammazza? Io sto con mia sorella, di lui stacca la cugina. C'è qualcosa che non torna. La vogliamo andare avanti che te sei annichilita? Ma stavo leggendo. Andava avanti con sto servizio perché divide in due parti. Sì, abbiamo immaginato. Si divide in due parti questo servizio. Te fa vedere prima la parte bella degli incel, no? Tipo quelli che sono consapevoli, poracci, sono pure un po' rattristiti del fatto che sono brutti. E poi ci stanno quelli che odiano le donne, che li insultano. Mettiti nei panni. Io magari non vorrei far vedere 20 minuti di video, però un po' li capisco. Immagino pure un lele. No, io non li capisco, perché devono fare comunella e devono sfogare le proprie... No, non la seconda categoria, la della prima. Per la esempio... prima, no, la seconda categoria non è ammissibile, ti vedi che gli hanno detta una che ha messo cioè, la normale, sua foto e gli hanno detto ucciditi, ma come cazzo li permette? Sono uomini che odiano le donne. È normale. No, io questi, no, ma io non voglio, io voglio prendere le... Io sono sempre del parere che... distanze da questi misogini. Puoi cercare di migliorarti, guarda, veramente, puoi cercare di migliorarti, siamo arrivati ad un punto, al giorno dopo, oggi che con un progresso assurdo che già se vai in palestra mangi bene, così magari non ti può cambiare i lineamenti fisici, lavora, guadagna, ti paghi un chirù, per dire, proprio nel peggiore dei casi. Guarda che invece... no, comunque andiamo avanti perché ci stanno un sacco di lo casi so strani, che sono sono frustrati, sì, misogeni, sì, e non è un atteggiamento, non è un atteggiamento adatto, hai capito, questo ti intendevo. Non è un atteggiamento adatto. No. Non è facile per nessuno. Però per quanto riguarda questi incel, non parliamo dei problemini così. In alcuni casi parliamo veramente di difetti estetici seri che gli precludono qualsiasi possibilità di trovarsi una compagna. Anzi, mo' vi dico una cosa che vi farà capire meglio la situazione. Alcune delle persone che scrivono in questi gruppi non solo non hanno mai avuto un rapporto sessuale, ma non hanno mai nemmeno baciato una ragazza. Alcuni non hanno mai nemmeno abbracciato una ragazza. Capite adesso la situazione? Riuscite a immaginare che Bordi arriva a 30 anni senza aver mai ricevuto manco un abbraccio? Ma gli potrei rodare un po' il culo a questi? Dice, ah, gli incel sono... Appunto, vedi che già stiamo tornando su quello che dico io, però andiamo avanti e poi lo commentiamo. Cazzati, Ma hanno capito, Ivan. Un cazzate sì, ci credo, cazzo, Il problema, ragazzi miei, è che magari proprio perché uno certe cose ce le ha, le dà per scontate. Però fidatevi che se vi togliessero quei baci... Sai perché sto a far vedere sta cosa? Perché se si parla di incel, si parla solamente di quelli che odiano le donne, che sono brutti e quindi magari... No, questo video orma molto bene. Infatti, vedi, pure se leggo, io ho un amico brutto, non ha mai baciato che, ma non mi odia a caso. Ma perché tu dai per scontato che un incel ti deve odiare? Non è così. Questo servizio lo dimostra. Quale tipologia di incel che verranno elencati in questo video. Quindi oggi Mr. Flame vi porterà un po' di information.
abbracci, quell'affetto, quelle attenzioni che avete ricevuto dai partner che avete avuto, non ci avreste la stessa autostima. Non me ne andreste in giro con lo stesso sorriso in faccia se tutti vi avessero sistematicamente rifiutato solo perché ci avete avuto la sfortuna di nascere con tutti i difetti del mondo. Perché poi è quello il problema. Non ha nemmeno il rifiuto in sé, ma il non poterci nemmeno provare. È questo che li manda al manicomio. Certo, sicuramente la colpa è anche loro, ci mancherebbe. Però è vero pure che a un certo punto subentrano l'ansia, la depressione, la solitudine. Sia chiaro, io non voglio far passare il messaggio che la bellezza estetica conti chissà quanto, o peggio ancora, che la gente è tutta superficiale, perché non è così. Però al tempo stesso non bisogna manco essere ipocriti e ammettere che se uno nasce con dei difetti estetici seri, c'ha un problema in più rispetto agli altri. Un problema che però ti può cambiare la vita, perché fida, deve arrivare a 30 anni senza un abbraccio, un ti amo, una serata passata insieme a fa l'amore, te cambia la vita. Per questo poi tante cose. Grazie, mi scrive. Ma che è successo? Però sempre a migliorare nella maggior parte dei casi senza riuscire mai ad essere. Sono d'accordo con il fatto che si prova sempre a migliorare nella maggior parte dei casi senza riuscire mai ad essere soddisfatti. Grazie mille per la donation. So, vabbè. Sono cose brutte comunque, sono cose brutte. Io mi metterei nei panni di queste persone, ma lo ripeto, non giustifico la seconda categoria di incel a scrivere cattiveria, autocura alla morte. Quelli sono i frustrati. Adesso è brutto arrivare fino a sti livelli. Poi per carità, se possono capire, però fino a un certo punto. O no? No, questo atteggiamento no. Sadi. Certo, fino a un certo punto, non condivido assolutamente chi esagera. Però adesso rimaniamo in tema e andiamo a leggere qualche commento scritto da loro, così vi fate un'idea. Questa ha chiesto: quando risale il vostro ultimo rapporto sessuale, le prostitute non contano. E già questo è una tristezza assurda, perché tanti gli rispondono. Ma no, però poverini si confrontano tra loro. Lui entra in questi gruppi, mo inizia la parte bella, che lui entra in questi gruppi Facebook e va, no, vede i post, tutte cose così. Ma io ve lo ripeto, io questo canale, a parte che se state su YouTube lo trovate qua sotto nella descrizione, nel nostro super piccolo, che comunque è un canale di reupload. Gli voglio portare gente perché se lo merita, eh. Cioè lui fa sti video coi controcazzi, raga. Fa sti video coi controcazzi. Cioè a me mi piacciono tantissimo i suoi video. Un canale della Madonna. Da mignotte, no? Ma che cazzo vuol dire da mignotte? Ma che consiglio è? Che vuol di questi poracci quando avesse una storia? Un buon non a mignotte. Che ragionamento è? Comunque, la domanda era: quando risale il vostro ultimo rapporto sessuale? E questa è risposta una decina d'anni, quest'altro nel 1989. Questi qua mai. Sono passati già. Ti rendi conto? Una decina d'anni fa, nel 1989. Sono passati già 10 anni, ricordo che non mi piaceva. Cioè, però pure l'altra, cioè, com'è? Non ti piaceva. Cioè, non solo sei brutto, sei frustrato, è tutto. Accontentati. No, ma no, scherzo, ovviamente. Però. Cioè, quindi te lo sei fatto per. Cioè. Scopato questo per un bisogno fisico a sto punto, no? Che ricordo che non mi piaceva. Guarda, lui dura 22 minuti, eh. Tipo, mo lo schipperemo pure un po', forse. Perché altrimenti. Da 10 anni, ricordo che non mi piaceva, cazzo, 10 anni e manco gli piaceva, poraccio. Alla mia vita precedente, questo pure, alla mia vita passata, che domande sono? Lui che commenta, a me mi fa ride, lui che commenta te fa ride ogni tanto. Esattamente, che cazzo domande si fa? Ovvio, stiamo qua perché stiamo pisciati. Sono stanco e stufo, voglio uscire da questo incubo. Capito com'è la situazione? La cosa più difficile da superare non è l'essere brutto, basso o retroso, ma le derisioni che si ricevono a causa di questi. Voi non avete fatto ancora nulla, ma la vostra faccia ha già parlato per voi. Appunto, guardiamo pure di quante quelle persone brutte vengono derise. Derise poco, proprio super isolate, prese in giro, bullizzate, soprattutto quelli più piccoli. Poi dopo magari se ne parla, ma non mi ricordo, ma tu. La cattiveria dei bambini. Cioè non so tutti che reagiscono, che te mettono le mani in faccia, che sta pure in segno. Atteggiamento non l'ho visto soltanto da parte dei bambini, anche da persone adulte. Sì, però per dire, è una cosa che parte già da infanzia, Sì, sì, sì. Immagina uno brutto, ma brutto, ma brutto, brutto, dei bambini lo devastano. È matematico. Cioè, mo te dicono è così, mo tu non avrai. Raga, se noi ci sforziamo un attimo con la mente, ce l'avrete avuto tutti quanti, o almeno uno, una brutta in classe o a scuola, che veniva inevitabilmente bullizzata e presa per culo da altri.
sicuro, sicuro. Purtroppo è così. Purtroppo è così. Generale. Però poi guarda l'altra faccia della medaglia. Chi veramente, cioè, dove esiste l'eticità di queste persone che si permettono di isolare e di prendere in giro una persona perché canonicamente non bella? Fa un po' schifo, no? Anche questo atteggiamento, cioè, fa schifo l'atteggiamento degli incel frustrati che vanno sotto le foto dei bellissimi o delle bellissime a scrivere se è una prostituta e quant'altro. Però il rovescio della medaglia, mettiti pure un attimo nei panni di queste persone che magari hanno subito un bullismo, vero bullismo, non quello finto. Parla spesso, soprattutto su Telegram. E il pregiudizio che c'è sta, capito? Che poi il pregiudizio ce l'hanno pure i belli. Non rispettano umanamente l'altro, hai capito? Nel senso proprio, potremmo dire, quasi civico. Non voglio dire manco morale ed etico, civico, civile. Perché c'è sta cosa che se sei bello, sei stupido, non sei intelligente, oppure magari quelle che escono con te non gliene frega un cazzo di quello che pensi, ma solo che sei bello esteticamente. Ognuno c'ha i problemi sua, sia chiaro, però qui stiamo a parlare dei brutti, quindi che volete? Questo ha chiesto: quanti di voi hanno veramente una vita sociale e non hanno paura di comunicare con le persone? Perché poi tanti comunque vengono pure dei problemi a relazionarsi con gli altri, e tanti di voi staranno a pensare: ecco perché non rimorchiano, no? Perché sono brutti, ma perché hanno problemi a relazionarsi. Però regà, è pure difficile capire qual è la causa e qual è la conseguenza, perché magari non è che non rimorchiano perché hanno problemi sociali, ma magari hanno problemi sociali perché non rimorchiano, perché non possono fare esperienze, capito? È un po' difficile capire qual è la causa e qual è la conseguenza. Comunque le risposte sono state da alcuni tipo: no, non ho una vita sociale, non sono capace ad interagire con gli altri. Questa qui che è una femmina, che poi dentro questi gruppi ci sono pure femmine, io scusate se parlo al maschile perché mi viene più facile, ma qua si parla sia di maschi che di femmine, prevalentemente maschi ma pure femmine. E lei ha detto: io non ho nemmeno un amico e non esco mai di casa. E quest'altra ha scritto: sentite che cazzo ha scritto quest'altro: sono timido e introverso, e quando conosco qualcuno di nuovo me lo immagino sempre morto, grondante sangue, squartato. Madonna. Questo mi rilassa e mi permette un po' di interagire, capito? No, vabbè, ma vabbè, siamo ai limiti sociopatici. Sì, sì, della sociopatia. Siamo proprio ai limiti, cioè, questo non è incel. Questo è psycho, psycho, cioè... Questo è psycho, Comunque davanti quando ne stanno quelli che... A parte qua che sono tette, perché ci sono delle tette in questo video? Tino psicologico mai visto, capito? Non è facile campare. Poi ci sono anche tanti fenomeni tutto intorno che sono un po' della tristezza assurda. Tipo, c'è stato il boom delle ragazze che giocano ai videogiochi in streaming, tipo su Twitch, no? Magari... ce ne abbiamo pure una ragazza in chat che fa così. Si mettono un po' una mezza scuola. Che sia nulla di male, per me devo mettere pure che zinna all'aria, non è che me ne frega un cazzo. E tutti sti maschi poracci ingrifati attaccati là, dagli e fai le donazioni. Che questa qua è quella che ballava, che faceva la Maradona. Ti ricordi? Che cazzo ne sommo. Eccolo, Amurant, se non mi sbaglio. Sì, sta sempre in home sta ragazza. Ne approfittano, capito? Tanti altri si comprano, che ne so, i sex dolls, no? Le bambole. Madonna, oppure tanti fanno i corsi di... Mi fa senso la cosa delle bambole, mi fa un senso. Ma cazzo fanno a scoparsi un pezzo di plastica? Vabbè, seduzione. Pure su YouTube li fanno, tanti stanno a fare veramente i soldi con sta storia dei corsi di seduzione. Ma tanti altri lo fanno pure qua in Italia. Ho visto un servizio in TV, non mi ricordo dove, che pieno questi qua poracci che gli danno i consigli su come si rimorchia certe stronzate mai viste, gli portano un giro a farli rimorchiare per strada, che è una cosa che io non concepisco. Io, raga, poi sarò strano io che vedo, io se sto, che ne so, a una festa, se ho amici in comune, ci posso provare pure che ha più figa da terra, Però andare a rimorchiare per strada è una cosa che piuttosto mi faccio sparare. Questo è quello che avevo visto qua insieme, quello di Nemo, quello di quello là che faceva i corsi di seduzione. Sì, sì. L'abbiamo visto noi, sto depensante idiota che poi è andato pure a finire che era mezzo montata. Ah, sì. Ti ricordi? Vabbè, che avevano stravolto tutto il servizio. Lui in realtà ha detto: no, ma è solo per, sai, per nuove conoscenze. Ma come? Sì, vabbè. Poi c'è la live sul nostro canale. No, mi sa di no, mi sa che non l'avevamo. Parà su un piede, cazzo. Cioè, invece questi caporacci corte ci parte da continui a pensare che prima o poi succederà. Che ok, questa è stata andata così, però la prossima sabato sera in discoteca sarà la volta buona, o magari a quella festa, o finalmente all'università. E invece niente, passano gli anni finché nemmeno ci credi più. Sei depresso e ti dicono che i depressi non piacciono alle ragazze. Doppia fregatura praticamente. Io sono arrivato a 25 anni distrutto, non ho ricomposto i pezzi nemmeno adesso che ne ho 40. Mi ha scritto questo. E loro infatti dicevano: io non ho 27 e mi sento esattamente così. Io sono ben oltre i 25.
Sai quante volte leggo, ma senti come parla questo, è romanaccio. Intanto questo c'ha una cultura che ve dà in culo a tutti. Intanto, no, questo c'ha una cultura disumana. Questo c'ha un contrasto, perché lo senti che parla tutto coatto, hai visto, fa tutte battute, tutto romanaccio. Ah, oh, questo paradiso. Io vi invito a vedere la cosa che ha fatto sulla tetera piatta. Ha fatto un video di 40 minuti dove si vede che non sta a leggere un copione, eh. Cioè, questo c'è la cultura di Cristo. Ti ho fatto vedere quel video, te lo ricordi? Sì, sì, cioè, una cosa pazzesca. Ma perché, scusami, persona. Da quando il dialetto... No, ma visto molti, ma chi è sto cafone? No, ho letto prima, ma chi è qua giusto parla romano, chi è sto cafone? Cinque purtroppo, gli ha detto. Ad un certo punto ci si fa l'abitudine, ma resta l'enorme dispiacere di non poter fare tutte quelle belle esperienze che per molti sono la normalità, capito? Però poi sono arrivati pure altri due che hanno... risposto in un modo che non gli posso manco da torto, capito? Tipo questo qui ha detto: ah, Chicchi, non è che siete malati di SLA, non è che siete paralizzati a letto, cazzo. E questo da una parte è vero, però dall'altra è vero pure che c'è sta sempre chi sta peggio, però ognuno c'ha i problemi sua, che te devo dire, non si dovrebbe mai lamentare da niente perché c'è sta sempre chi sta peggio, ognuno c'ha i problemi sua, però capisco quello che voleva dire. Poi ha aggiunto: onestamente non puoi starci così male per queste cazzatine. Frate, non so cazzatine a 30... Non so cazzatine, no, sono problemi seri questi, Se uno te sta esternando queste cose così, che comunque sono pure gravi, tu immagina una persona, cioè non è che ci sono solo persone che dicono vabbè, ma a me non me ne frega nulla, ci stanno persone che se rovinano la vita ed è più un problema del genere, ma sai che vuol dire? Che non riesci a trovare nessuna, che non hai un contatto femminile, non può fare nessuna, è brutto. Molti dicono del tipo vabbè, ma basta che c'hai la salute, ma che ti lamenti, mica hai una gravissima malattia. Oh, questo è un deficit, cioè comunque il non piacersi prima di tutto, perché non piacersi porta al non avere sicurezza di se stesso, prima di piacere agli altri bisogna piacersi, non solo sulla tua conformazione, cioè la tua conformazione fisica è un deficit, il tuo pensiero su te stesso mentale va in deficit, perché comunque sei insicuro, quindi nella società, nell'ambiente comunque della vita reale è un deficit questo. Non credo che siano cazzatine tutte ste cose. Che scherzi. A volte si banalizza, dice vabbè, ma basta che c'è la salute, stai a posto. In realtà no. Assolutamente. Comunque è molto vero quello che ha detto adesso. Quello del fatto che bisogna prima piacersi per poi piacere. Ma io ci ho fatto molto caso, sai? Ci stanno, per esempio, quei periodi dove te vedi meglio, no? Dove te vedi che sei proprio... Che splendide più, di conseguenza attiri più persone. È vero, attiri è più vero. Persone. Se invece tu stai là ingoblito, questo qua è pure un esempio che magari per chi ci sta seguendo, che magari c'è qualche problema. Guardate che quello che voi emanate, poi l'altra persona come se gli arriva, e se sente pure parecchio, non è una cosa da niente. Magari vedete, stai là ingobliniti, così, eccetera, smettete pure noia alle altre persone, alle ragazze, essere dei ragazzi, ai maschiettini, cioè smettete noia, proprio che non attirate, magari noia in termine un po' generico, non attirate, guardate che è una cosa importante, eh. Non è che ci dobbiamo basare solo sull'apparire, per carità, ma una componente che non è tanto da sottovalutare, non è da sottovalutare il fascino, cioè quando una persona è sicura di se stessa, magari non sarà bellissimo, ma produce fascino, e comunque magari un uomo, una donna affascinante può apparire anche bella ai tuoi occhi, anche se comunque ha magari un difetto fisico, potrebbe essere un naso aquilino, ti faccio sempre questo esempio, o non so, qualche altra cosa. Quindi la sicurezza in se stessi può sembrare una cavolata, ma è una cosa difficile da per esempio raggiungere. A me, lui ci rimase, io dissi: per me Bruno Barbieri è uno degli uomini più belli sulla faccia della terra.
E dice, ma io sono vecchio, era piccolo, così. Vabbè, oh, quella è pure gelosia. A me se mi dici, no, guarda questo mio, io dico, è di una classe, di una gelosia, sicurezza, per... quell'uomo che io, ovviamente... Dammi a me 3 milioni in banca. Pure, ma pure io, pure io vado a fare un paio di lampade, mezzo tre lampade, tre piantino. Ma dai, vedi, una patata al cartoccio, alto un metro e mezzo. Però vabbè, sono gusti. Vabbè, cracco, già più... Dai, avanti. Tani single, ma mai avuto una ragazza, ma te di naso che citi non è un difetto. Per alcuni lo è. Io avevo un ex che aveva il totale disgusto per i nasi aquilini. Io per questo sto portando sto discorso. Totale disgusto per i nasi aquilini, ma trovava affascinante la come si chiama? Lo strabismo. Vabbè, cioè per dire, no? Un coglione. Vabbè, nella donna ok, ma perché si fa sempre sta cosa nella donna, nell'uomo, nella... Ma no, so, non è così, è brutto pure generalizzare, sì. Quando il gusto è puramente oggettivo, cioè, stavo un mio amico che gli piacevano le donne con il naso corcobone, gusti. Per le donne conta molto più la bellezza. Su oggettivo, su oggettivo. Non si può parlare con le quando si fanno sti allora discorsi, ti porto il mio ex e fatti dire da lui se non era un difetto o meno. Non si possono mettere, ti potrei portare 40.000 persone che tipo, non la pensano come te, tipo un'etichetta, non si può. Ma lui perché c'ha sempre oggettivo, capisco, sì, sta scia tra l'oggettivo, cioè la definizione tra l'oggettivo e lo soggettivo. Se per alcuni uomini il nasone non è un difetto, però non era manco come canone oggettivo. C'è un amico mio, poi dopo te dirò chi è, che gli eccitano da morire le donne col naso grosso, come con la gobba, gli eccita. È per questo che dico che è un oggettivo. Non è che dici, ah, quella c'ha il naso così, oggettivamente brutta. No, non esisterà proprio una del genere. Ma tu fai troppo col servizio. Guarda, Marra, canoni e gusti, cioè non è che siamo all'epoca di Policleto dove l'uomo deve rientrare 7 volte in se stesso, così, è come pure ho letto prima, la bellezza cambia a seconda delle epoche, è vero, quindi anche i canoni cambiano a seconda delle epoche, e anche i gusti sono modificabili a seconda delle epoche, questa nettissima differenza tra canone e gusto in estetica, non è che poi esiste, a partire da Kant, dalla critica della ragion pura. Vabbè, non state capendo, così è impossibile controbattere. No, ma non c'è niente da controbattere, io non è che sto rispondendo a te, io sto a dire la mia, non è che sto a un confronto con te che stai in chat, sarebbe impari, sennò famo come l'altra live, io parlo in generale, se poi è un contraddittorio con te che sta in chat, è a me che, cioè, non è che... Sì, vabbè, che dipende ma da me. Poi tra l'altro... Cioè, io sto di quello che penso, sto live io, non è che ti voglio controbattere a te, neanche io sto io ti sto rispondendo perché comunque giustamente sto dando voce in capitolo, ovviamente, a poi te non dici, lo so, io non... A quello non, che non, dici, non... però tu una volta espresso il tuo parere, dato che sono io presente, esprimo il mio parere. È quello che sto di io, cioè sto in live, è normale che sto di quello che penso io. La storia dell'estetica è dibattuta da anni e anni e anni, ma da millenni proprio. Cioè, quindi forse non troveremo mai un punto d'incontro, hai capito? Andiamo avanti col servizio, sennò che non finiamo più, stiamo già un'ora. Potranno tempo al culo, non so, a casa di mia figlia, che la solitudine è una bella merda. Questo pure, però c'ha ragione pure quest'atto. Dice, forse stai così perché non ti sei mai buttato veramente. Guarda che Edon, gliene frega un cazzo che tu sia famoso, bello, ricco. Vabbè, se pure scontato. Che gli piace fa... Domanda rivolta, mi sa che famo prima alla Genova. Domanda rivolta alle ragazze. Come vedete, un ragazzo che a 30 anni non ha mai avuto una ragazza. Correte lontano subito. Sicuramente ha un carattere. Vabbè, se qua sono proprio galline dei pensanti idiota di sto di cazzo. Superficialità in una maniera assurda. Ma io queste cose. Sì, le... già sto immaginando. Rincoglionito qualcuno... e poco sveglio. Sì. Cioè, solo perché uno a 30 anni ha avuto una ragazza, rincoglionito, scappa, carattere di merda. Io quanto odio. Cioè, io mo non voglio fare il nome. Pure oggi con un canale YouTube. Vabbè, però... Pure oggi con un canale YouTube. Io odio le persone che non sanno le cose, non si sono documentate, non sono al corrente dei fatti. Il giudizio, il tribunale! Ma porco Dio, no! Ma senza le cose, sta a te zitta! Cioè, 30 anni, non hai avuto una ragazza? Rincoglionito, poco sveglio, state lontano, correte.
Oh, ma vattene a fanculo! In quei casi adotto il metodo Rubino. Quando non so, non parlo. Giustamente, ti ricordi quella live? Vabbè, quella è un po' pure una paraculata. Ma, non ma no, vabbè, però comunque io la penso. Cioè, magari è una paraculata, ma ha detto una cosa giusta. Se non sai, non parla. Vabbè, da una parte, o magari ti esprimi una tua opinione. Cazzata, però soprattutto se uno dice portate quello, le prove. Quello, le faccio prove. Mai, quello che non faccio mai, mai io. Io preferisco più parlare di una cazzata che sta zitto. Ma infatti non è sempre giusto. Non è sempre giusto. No, però a me non me ne frega nulla. Quindi non è sempre giusto. Poi un altro Rubino Wittgenstein. non so chi sia. Vabbè, vai. Ciao. Ma po' ritardo di fisico. Almeno non faccio il vago, lo dico. Andiamo avanti, va, perché poi voglio arrivare alla faccia della medaglia, quella lato ci stanno quelli che le odiano le donne, che là poi si fanno un paio di risate. Poi mi sale il vostro ultimo rapporto. Ah, sono questi qua. Qua iniziano mo i commenti, vedi qua, mo lo spiega pure, aspetta. E cioè, sta tenendo da solo, che te devo dire. Comunque, torniamo ai commenti. Vi ricordate lo screenshot che vi ho fatto vedere prima in cui veniva chiesto a quando risaliva l'ultimo rapporto sessuale e tanti rispondevano mai? Ecco, fino a là l'ho difesi, giustamente. Però sentite che hanno risposto altri. Io 3 mesi fa con un cesso obeso conosciuto su Tinder. Vedete che sensibilità. Meglio le seghe che con un boiler, quest'altra risposta. Poi piangono perché le donne sono superficiali, capito? Conta solo la bellezza estetica per loro. Però loro scrivono queste stronzate. Ma quanto siete stronzi? Quest'altra qua, che è una donna, ha scritto io l'ultimo rapporto, ce l'ho avuto venerdì. E uno è arrivato che ha scritto ti auguro un bel tumore al seno, capito? L'altra gli ha scritto ah, chicco, no, ma te viene a dubbio che non scopi perché sei stronzo, no? Perché sei brutto. E lui ha risposto no, io non scopo semplicemente perché sono un brutto vero da 3. La mia bruttezza è talmente estrema che sono impossibilitato dal trovare una ragazza. Ho cambiato molte scuole durante la mia adolescenza, ma mi hanno sempre sfottuto ed emarginato per colpa del mio aspetto fisico. Ho capito chi... Se vi rendete conto, che hai da dire a tal proposito? Vogliamo andare avanti, che è un po' incommentabile. Come questo non ti dà il diritto di andare in giro a romper cazzo all'altro. Ma che sei, un psicopatico, che cazzo fai? Per curare le CO, che sarebbe cesse obese, per curare le cesse obese dovrebbe essere un diritto dovere, capito? Le cesse obese sono buone solo per essere dovere, portate al mattatoio. Poi se... no, ci emarginate. Beh, ma... Rispetto per i grassi, rispetto per i grassi, rispetto per i grassi! Ma rispetto per tutti, pure per voi. Soprattutto perché... La ciambella, vedete questa ciambelletta qua? Questa qua? Questa qua è affascinante, ci guardate così? Con questa ciambella, con questa ciambella, eh? Con questa ciambella, a me non me ne frega un cazzo! L'addominale, l'addominale, un bucio di culo così. A me gli addominali... C'avevo, guarda, no, c'è stato un periodo che c'avevo un bucio di culo, ma io mi mangio quello che cazzo mi frega, l'importante è che sto in salute, ma vaffanculo. Poi se uno per carità è fissato per la palestra, io metto in dubbio, pure io sono stato fissato per la palestra. Però se mo non me ne frega nulla, io mo l'importante è che sto in salute e che non divento una botte, ma pure per un fattore... estetico, ma per resto vaffanculo. A me non piacciono gli addominali, mi fanno senso. Ho avuto un ragazzo e teneva gli addominali, mi faceva senso toccare la tartaruga. So strana, faceva senso, te lo dissi. Ma viva la panzetta, ma la vita pure un po' triste. Io mi ricordo, non potevo andare a cena fuori, andavo via, io andavo in giro. No, raga, questa qua la raccontai, è stata una dei periodi più brutti della mia esistenza. Io andavo in giro la sera. C'avevo il petto di pollo con i funghi. Vabbè, me lo portavo col portapranzo. Cioè andavo magari a cena a casa di Daniele, così per Paolo. Cioè, loro mangiavano, io il portapranzino col pollo, col fungo. Vabbè, stavi seguendo una dieta, cioè. No, volevo arrivare a un certo punto, ma stavo bene fisicamente. Non ho fatto vedere foto, c'avevo un braccio così, c'avevo. Però non mi sono rotto il cazzo una certa, cioè io importante è la salute, ma parlo sempre dal mio punto di vista. La salute. Ma l'abbiamo detto prima che non è solo l'importante la salute, dai. Cioè, no, non voglio diventare così pure perché sennò poi mi faccio schifo allo specchio. Sì, è vero, sono l'estetica non è tutto, ma non è manco niente, quindi no, ma io l'estetica per me, cioè io quando parlo della mia estetica, io parlo di un confronto tra me e me allo specchio. No, non voglio essere contraddittorio, però quello che è tra me e me saranno pure cazzi miei, se per ma sì, oh, ma io mi guardo allo specchio, sono cazzi miei. Ma me poi se io non piaccio a quello, non piaccio a quell'altro, sai come sono io di carattere? Ti sputo in bocca come ho fatto con Blu. Cioè, capisci? Non me ne frega nulla. Pure da come stai dentro di io. Io prima parlavo quando pesavo 52 kg, quando portavo la 52, io mi vedevo allo specchio. Tu li hai viste le foto?
Tu li hai viste le foto? Sì, sì. Portavo la 5. Io mi vedevo allo specchio, mi vedevo bella, hai capito? Stavo carica, andavo al mare, doppio pezzo, sai, due pezzi così. Me ne fotteva proprio. Mi sentivo bene, bene. Infatti, non sono mai stata insicura di me stessa. Poi, vabbè, ho avuto quel periodo così. Quando e tuttora non mi accetto. Cioè, io non sto ai livelli di quando portavo la 52, però non provo più quella gioia nel vedermi nello specchio e dire: oh, ammazza, mi piaccio come so figa oggi, va così. Mentre prima sì, quel tratto io l'ho perso e mi dispiace un sacco. Mi dispiace un sacco. Perché a volte vedi, la sicurezza ti rende affascinante. Sì. Io quel periodo, nonostante l'obesità, io tenevo un sacco di ragazzi dietro, ti sono sincera. Non perché ero bellissima, no, assolutamente, ma il carattere, la personalità, la sicurezza prima di tutto mi rendevano affascinante. Posto così, poi vediamo, mo tanto stiamo verso... Ma voglio finire di vedere sto... Si lamentano che le donne sono superficiali, però sapete loro quanto sono stronzi, capito? Per fortuna non tutti vorrebbero gli addominali, perché a me fanno schifo, non piacciono. Non ce la faccio. È gusto. Questa qui è una ragazza che invece tutta contenta ha scritto: da quando sono entrata in questo gruppo ho avuto 3 richieste di amicizia e da persone vere e anche carine, portate fortuna. E questi, sentite che cazzo gli hanno risposto: pensa come stanno messi. 3 persone con un gusto segreto dell'orrido. Ma te rendi conto? Questi sono persone proprio che odiano perché sono brutti. Quindi, di conseguenza, se dici: sai, ho rimorchiato, ho acchiappato questa persona, magari mori! Cioè, ma te rendi conto? Cioè, da me è pure da ridere. Vabbè, è da ridere, ma effettivamente scandaloso, non è che sto di che. Io fino a poco tempo fa non sapevo nemmeno dell'esistenza di questi incel. Io sono rimasta sconvolta, veramente stiamo arrivando... Ma un termine che è nato su internet comunque, non so, è che è un termine tipo medico... Sì, hanno cercato di etichettare termine... queste persone è tipo come... penso sia un acronimo, che detto? Sì, che è un acronimo, da, tipo prima, no? Tipo prima, CO, capito? Sono tipo dei termini da internet. Però mamma mia, cioè stanno proprio... No, scusa, meglio una sega, escort carine... Meglio di te, cioè meglio una mignotta che sta con te, meglio farsi una pippa che sci con te. Questo hai detto, oh, te giusto che una mignotta poi, Anna. Ah, la differenza tra una mignotta e te, loro sono più fighe e oneste. Capito che mentalità che ci hanno? Lasciamo perdere, va. Che guarda, poi loro fanno sta puttanata, che loro si fanno dai voti, capito? Mettono le foto e si fanno dai voti. Questo qua, per esempio, ha messo la foto della ragazza che sta a frequentare e lui era tutto contento, capito? Ha scritto, questa è la foto della tipa che sta frequentando fatta da... Vabbè, ma pure questo, cioè, come se io non mi frequento con te... Metto la foto su un gruppo dalla faccia tua, ma che tasso di pisellabilità? Ma come cazzo state messi, dai? Però pure questo, dai, ma che cazzo è? Sembra, capito, l'evento nazionale, ho trovato una che me si piglia, devo mettere la foto con la faccia, è una tristezza. Parti dal presupposto che stai dalla loro parte, perché giustamente la bellezza non è tutto. Sì, ma è una tristezza. Arrivi a sti scemi, cioè sti idioti che scrivono ste cose così, il tasso di pisellabilità, che tu... Ma lo dici stesso tu che non scopi da sempre, da 10 anni. Ma c'ha ragione Ele, è una cosa proprio malata sta cosa. Io l'ho sempre odiata. Ma gira già da Facebook anni fa, che se metti like ti do il voto. Ma che va vattene a fanculo, bambina di merda. Da un fotografo. Siamo a livelli il di tasso di pisellabilità per me è over 9000. E così qua subito, ah, oh, no, questo è un uomo, è un bel ragazzo, è disturbante, hanno massacrato. Ma che è successo? Non sono d'accordo con questa politica di Marra di bannare le persone che la pensano diversamente da lui, senza usare insulti. Ma io non penso che abbia... Io intanto ti ringrazio per questi 5 euro. Mo non è per prendere le parti di Marra, perché non me ne frega un cazzo, ma io non penso che abbia bannato qualcuno, eh. Cioè, almeno da quello che ho visto io non ho visto ban, ho messo un time out, ma ora mi affido al suo giudizio. Cioè, il canale è pure suo, se mette in time out qualcuno avrà i suoi buoni motivi. Io non vedo ban, francamente.
il ban o il time out, che time out un messaggio è stato eliminato da un moderatore, Cerbero Podcast ha sospeso, no? Non ha bannato nessuno. Ah, è lui? Non lo so, infatti, vedi, ha scritto, non ha bannato nessuno. Poi non so, io ti invito a scrivere in privato, che tanto c'è lui in chat, poi magari vi confrontate nella chat qua di Twitch. Io non ho visto nessun ban per quanto mi riguarda. Poi, non so se tu hai visto ban, a me non mi sembra di visto. No, no, ma era lui, è stato messo in muto, cioè il time out. Forse lui ha scambiato time out per ban. Cosa avrei detto? Ho capito. È un bel ragazzo. Ma io lo mettavo pure un bel... No, ma stanno proprio fuori questi. E poi mettono pure le foto da loro stessi, capito? Mettono le foto e si fanno dai voti dall'altro, così poi si fanno ancora più paranoici. 6,2! 6,4! Sono un 6,7 oppure 5,8? 6, perché qua non si legge, eh? 6,4 senza occhiali con 5,8. Andiamo avanti così perché mi fa ridere tanto quel commento tuo. Oh, ci vorrebbe il ciuffo che vada a coprire l'occhio sinistro, quello destro è messo meglio. I commenti top tecnici, cioè, capito? No, guarda, se ti metti un po' più così, ti cambia tutto. Da quel 0,2 è necessario, è necessario, è vitale. È vitale. Airline è brutta. Che vuol dire airline? Esposizione sopra orbiculare, naso gibboso, ecco, zona lipoidale non definita, old cell. Tanta al tilt negativo, recessione malare. Ma che cazzo è? Invisibile, numero, senza volto, attrezzo, pagatore di tasse per la classe superiore. Vabbè. Ci ho capito un cazzo, ci credi? Aspetta, super cazzo. Ci siamo già parlati noi due, non voglio farti altro male! Ah! Ti conto sti gruppi? No, non tutti, chi ha visto per intero il video. Però c'è sta parte, sono malati, davvero. Sentiamo che dice lui. Ha detto ci siamo già parlati noi due, non voglio farti altro male, perché già gli ha detto guarda lascia perdere, già ti ho detto che fai schifar cazzo, meglio che non te lo ripeto, lasciamo perdere. E lui ha risposto vado a strapparmi la faccia a mani nude raga, vorrei spaccarmi la testa sul cemento armato, adesso prendo l'auto e mi fracassa a 180 all'ora contro uno sparti traffico. Questa è la risposta del ragazzo. No. Ma voi vi rendete conto? Io veramente vorrei vederlo perché dall'immagine sfogata non sembra manco tanto male. Ma si vede un cazzo! Però è una sagoma, è la forma della capoccia. Mo tu dalla forma della capoccia riesci a capire se ti può piacere o non piacere. Dai, vaffanculo. Dai, ma fammi vedere la parte di quei. Ma ha fatto una cosa questo commento. Sti cazzi, voi dici che è bello perché ti fa compassione. No, sei una complice! Sei una complice! Sei una complice! Io sto tra gli insali, io sto tra di loro. Vedi questo commento, questo sono io. Sei tu. Porca puttana, che cazzo delle citazioni. Questa ha messo di sono occhi problematica. Dai. Tu la foto di coppia, capito? Per farsi dar voto alla coppia, loro gli danno i voti alla coppia, lui 4, lei 4 e mezzo. Ma che cazzo è stato a fare? Che poi si fanno tutte queste classifiche, loro vedete. Mettono Qua voglio un po' discutere. Queste sono le classifiche del voto. Cioè, qua sotto ci stanno dei personaggi da 4. Infatti c'è Mr. Bion, come se fosse brutto. Questa, cioè, tu mi vuoi dire che questa è da 9? Questa in alto a destra è da 9? Cazzo, questa è da 7, questa qua è quella dei Cesaroni. Questa è da 9. Vedi il gusto, vedi, qua parliamo di gusto. Il gusto è soggettivo. Ci hanno messo questa che è da 9, ma questa è una goblin. Per me la più bella è questa. Vabbè, certo che... La più bella in assoluto. Dai, non secondo me. Cioè, per me, per esempio, questa... Non è fammi da sette. Parla un po', fammi vedere gli uomini. Guarda gli uomini, va. Vedete quanto è oggettiva la cosa? Aspetta che faccio un attimo un trick. Come si chiamava? Cazzo si chiamava? Cioè, mo questa è da 9 e questa qua è da 7. Cioè, per i miei gusti io farei un po' uno scambio. Personaggi famosi con i vari classi. Cioè io farei un po' uno scambio, farei, no? Tipo, per dire, però qua stiamo sempre nel gusto personale, poi capite? No, amore. Cioè, come fai? Non, come si chiamava questo in chat? Fai con la freccetta così.
No, al momento non mi ricordo, cioè veramente non vabbè, mi sovviene questo qua. Ah sì, quello l'attore con l'ebreo che ha fatto i film comici. Per me questo è bellissimo. È bellissimo, perché il gusto è soggettivo. Per esempio, ma Scamaccio, va bene. Fa schifo al cazzo. Non mi piace perché a me non piacciono cazzo, gli occhi Giorgio. Chiari. Ma c'ha gli occhi verdi. Allora che vuol dire? Amore, che uno... c'entra? Le donne. Mi guardo da so... cioè, hai capito? Ma Scamaccio ha gli occhi verdi. Allora, amore, c'è uno che c'ha un occhio celeste, un occhio verde, te fa vincere il Nobel. Ma vattene a fanculo, per cortesia. Adam Sandler. Diamogli il Nobel mo a Mizio che c'ha un occhio verde e uno celeste. Non lo so. A Missione c'ha un occhio verde, uno celeste. Guardate quello che mi tocca sentire a me. Sì, però è sì, un gusto, no? A me è non gusto. Piacciono. Ma ci sta. Il numero 9 più bello in assoluto qua. A me non piace perché è biondo. A me piacciono... Il gusto è soggettivo. Sì, il gusto è soggettivo. Sì, sì. E io ritorno sempre su quello che penso io. Cioè, il gusto è soggettivo. 9, 8, se noi diamo questa classifica... Quanti siete? No, io vi do queste immagini a voi, tipo puzzle, no? Che spostate. Chiunque la mette in modo diverso, perché il gusto è soggettivo. Capite? Vedi che torniamo sempre... E poi c'è Danny DeVito. Che caso fanno? Io ho detto, raga, senza ipocrisia, usando i voti loro, se uno è da Scamaccio, tanto bello gagliardo, è un bel figo, poi se io più gli voti diminuisce, più diventa brutto, è pure vero, però non te lo fa... Qualcuno qui ha mai avuto problemi con la legge e hanno risposto? No. Però aumenta lo status avere problemi con la legge. Che ragionamenti? Dice, piccole truffe possono anche aiutare. Dice, ma fa che? Ad aumentare lo status, capito? Tipo Corona, no? Che c'ha avuto dei problemi con la legge. Tasso di instellabilità, status e... Più c'ha la fedina penale sporca, del più sei affascinante. Certo. Ah, hai qualcosa da raccontare. Guarda che cazzo mi tocca sentire. Bellissimo. Dimo sembra un po' dannato, capito? Che poi... Sta cosa non mi fa ridere, cioè, dovevo fare un video sul fatto che ci stavano serial killer groupies, no? Che quelle che vanno appresso a quelli che sono carcerati killer, per esempio, no? Angelo quelle Izzo, sono psicopatiche, fratello, sì. La verità è che se tu hai precedenti penali, Angelo oltre Izzo, che non scopi, non trovi manco lavoro, e penso che questo lo sai benissimo pure te. Comunque, adesso passiamo all'ultima parte del video, quella che ho veramente i messaggi più stronzi di tutti, perché tanti, regà... non è che danno la colpa del dare tutta questa importanza all'estetica, non so, alla mente umana, oppure a un gruppo ristretto di donne, no. Tanti covano talmente tanto odio dentro che danno la colpa a tutto il genere femminile, capito? Proprio covano l'odio dentro, e è per questo che tanti giornalisti poi li considerano come una minaccia. Tipo questo qua. Donne, voi siete bestie, non dimenticatevelo, capito? Siete bestie, questi sono... Sei una bestia, sei! Hai capito? Sei una bestia, solo perché sei donna. Se eri un uomo non lo eri, no? Sei una donna, sei una bestia. Grazie. Che devo dire? Cioè io manco mi... No, sto... No, per dire che devo dire, in generale. Hai possessato il mio corpo per far capire... Questo è per far capire il suo ragionamento. Se sei un uomo, no. Stai a posto. Se sei una donna, sei una bestia. Vabbè. Ok. Alcuni messaggi, ma è pieno di messaggi del genere, raga. Le donne sono così spiritualmente vuote che la loro vita è incentrata soltanto sulla bellezza. Le donne, capito? Stai ai livelli degli uomini, i neri, i gay, gli asiatici. Cioè, le cazzo ste etichette quanto le odio. Incel, appunto. Incel. Però lui, per esempio, ha fatto un video dove ha fatto dei vari tipi di incel che ha trovato dentro quel gruppo. Ha detto gli incel. Ma allora io voglio capire quando l'aggregazione porta ad un beneficio. Cioè, nel senso, se una persona... Io non ci vedo nulla di male, no? A farsi due foto, sto meglio con gli occhiali o senza. Dai, a volte... Pure a me è capitato, tipo, una volta su Instagram misi la foto di me con gli occhiali e me senza occhiali e feci questo giochetto così... Ci sta, no? È un parere, un paragone. Vabbè, certo. Poi chi magari dice come dovrei vestirmi, cosa dovrei fare, ci sta il confronto, per carità di Dio. Io non dico questo, anzi ben venga, mi fa molto piacere che si ritrovano tra loro per scambiarsi dei consigli, però non avendo esperienza io non so poi il merito quanti consigli puoi dare, però vabbè, lasciamoglielo credere, non è nulla di nocivo. Però poi quando passi ad attaccare, a dire queste merdate, lì hai un problema, ma non perché sei brutto, secondo te sei brutto. Cioè là subentra non l'estetica, la bellezza estetica che ti manca qualcos'altro. Già, l'hai scoperta adesso, ma tu infatti guarda, le donne ci capisci proprio, frate. Ma alcune so così, voglio fare l'ipocrita, ma non so tutte così, che cazzo. Sono bestie, infime, grette e avide, indemoniati. Sono brutto, le donne sono maledette bastarde senza alcun tipo di sentimento.
sentimento umano, morissero di cancro tutte, capito? Vanno a finire che poi... Morissero di cancro tutte! Dai! Covano l'odio dentro, ma questo non è niente, sentite che messaggi. Mi dispiace, ma ormai vedo le... Ah, è Simone! Da Simone che ha scritto... È vero che le donne guardano l'aspetto e lo status, gli insel hanno ragione. E poi infatti dice, c'è stata di pensa a Marra. Ma sta trollando. Beh, ma Simone, io ti capisco in quanto anch'io sono un insel. Hai perfettamente ragione. Top gay, ma vabbè, si era capito, ma io questa persona scusate. No. Top incel qua al Cerebro Podcast, siamo tutti un po' incel, tranne le donne, delle donne sono bellissime qua al Cerebro, però noi maschi siamo degli incel. Sviolinata del cavolo. Beh, ma altrimenti stava a fare una cosa che non... Donne, come se non fossero nulla, notizie di donne sparite o uccise mi lasciano completamente indifferente e probabilmente se vedessi una donna violentata per strada, col cazzo che interverrei, io non esisto per loro e loro non esistono per me, capito? Devi pagare con la stessa moneta però, insomma, qua già contestualizzato. No, ma qua contestualizzato, già lui. Ma ti voglio far triggerare. La faccia, no, non c'era la camera intera, la faccia sua quando ho detto queste parole, con gli occhi tipo... Ma sto scherzando, te pare che sono d'accordo con sta blasfemia? Ma Sam, che me lo dica? Che, ma che puzzo? Ma che ho sudato? Un po', noi siamo avidi, sento, parliamo soltanto alla bellezza e soldi. Questo odore è un po' vai via. Da frutto di mare. Ragazzi, io sono stato molto contento di portarvi questa live oggi, ricca di informazioni. A me è pure abbastanza piaciuta. Vi ringrazio per il supporto, vi ringrazio per aver passato con noi questa serata. Un saluto anche da Anna. Ciao ragazzi. Anzi, ma prima voglio dirvi una cosa molto importante. Che è che ho appena mandato una pubblicità come il nostro consueto. Noi ci vediamo alla prossima. Grazie mille per aver visto questa live. Ciao a tutti. Basta. Basta! Capito? Basta! Cioè... Sava palala?